Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi farò un breve video su un po' la manutenzione ordinaria della moto, ovvero oggi in specifico vi vado a fare vedere come ingrasso la catena della moto. Allora, quindi per ingrassare al meglio la moto bisogna passare il grasso nella parte interna, ovvero questa parte qua, che passa diciamo sotto la parte inferiore del nostro cerchio. Vedete, qua c'è la parte superiore, qua c'è la parte inferiore e noi dobbiamo andare a spruzzare il grasso all'interno di questa parte qua, vedete, in questo modo, e far girare appunto tutta la catena. E quindi si va a far girare la ruota posteriore e si va a ingrassare la parte che ho prima citato, ovvero l'interno. Devo far girare tutta la catena. Ok, una volta che tutta la catena è ingrassata, si va a pulire dove si è sporcato subito, ovvero i carter e tutto. Magari se è andato a finire un po' sulla gomma, si pulisce anche quella. E il nostro ingrassaggio è fatto. Ecco, vi ricordo che questa operazione va effettuata almeno ogni 200-300-400 massimo chilometri, dipende anche dal tipo di grasso che usate. Possibilmente, almeno così mi ha detto il mio meccanico, a catena calda, ovvero dopo aver fatto qualche chilometro, così che il grasso possa avere più presa. E niente, vi ricordo che poi ogni 1000 km andrebbe anche pulita, ma per la pulizia magari faremo un altro video. Io spero che vi possa interessare questo breve video sulla manutenzione ordinaria della catena. Inoltre, per facilitare l'operazione dell'ingrassaggio, se avete cavalletto centrale è facilissimo perché la ruota posteriore resta rialzata. Se non lo avete, magari procuratevi un cavalletto, quello posteriore, oppure bisogna spostare la moto a mano. Io ragazzi vi ringrazio, vi saluto qua e ciao ciao!